La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Salve a tutti e ben ritrovati dal Pala di Vittorio di Terni. Questa sera si affrontano Ternana e Lazio per la decima giornata della fase Gold, ultima di questa seconda parte del campionato. Entrambe le squadre ancora però con un obiettivo da raggiungere. La Ternana cerca almeno un punto oggi contro le biancocelesti per garantirsi il primo posto. In caso di vittoria la Ternana andrebbe prima a 24 punti, in caso di pareggio la Ternana raggiungerebbe l'Olympus in testa alla classifica. A quel punto a decidere sarebbe lo scontro diretto che abbiamo vissuto qua un mese e mezzo fa con le rossoverdi, che hanno battuto le capitoline per 4-1 e perciò a parità di punti sarebbero loro ad essere in testa alla fase Gold. Un risultato importante sarebbe perché garantirebbe alla Ternana di giocare quarti e semifinale di ritorno in casa ed eventualmente nella finale gara 2, gara 3 qui al Pala di Vittorio, cosa mai successa in passato, visto che le due finali sempre proprio contro la Lazio di 2-3 anni fa furono giocate in entrambi i casi con gara 2 ed eventuale gara 3 invece in terra laziale. Partiamo con Bisognin che tocca per Taina Santos, Elena Digna battela presto, palla per Elena Digna, poi subito Santos, barca per Patrice Orné, Dugo spinta e calcio di punizione. Sette giocatrici davanti alla porta, ovviamente tutte quelle in campo. Di Dzeko per Dugo, Renadigna nell'uno contro uno contro Benvenuto, messa giù, calcio di punizione. Vediamo quale sarà la scelta con Bisognin sulla sinistra, pronta a ricevere un eventuale passaggio, tira Santos e è gol. 1-0 per la Ternana. Taina Santos sfrutta a mio parere un posizionamento errato della Lazio, ricordiamo. Basterebbe il pareggio, tanto nega subito, palo! Uscita tempestiva della giovane portiere biancoceleste, nega recupera palla, Renadigna in mezzo per nega! 2-0 Ternana! E nega, prima ci è andata vicino col palo, stavolta lo fa il gol! Rientra sul destro, Renadigna di punta, respinge la difesa biancoceleste. Ternana che appare in grado di fare questa impresa, ma Ternana che dovrà vedersela con avversari e sicuramente agguerrita. Bisognin intanto, Lazio che qui rischia l'inferiorità numerica, però è bravissima Dzeko a chiudere su Giuliana Bisognin. Renadigna su barca, la salta, prova di destra e poi Santos, calcio d'angolo per Lazio, Dzeko, bellissima azione di Patrice Orné che poi prova il tocco di destro, Renadigna elegante per Brandolini, solo davanti al portiere. Eccola probabilmente la differenza fra la Ternana e la Lazio. La Ternana ogni volta che viene giù segna, la Lazio invece circola molto davanti a Mascia. Le rossoverdi per mister Pellegrini che nella ripresa, con il risultato rimanga così, potrebbe, calcio di rigore per la Lazio, sto dicendo potrebbe anche gestire il minutaggio delle rossoverdi. Parte Dugo e gol. E 3-1. Dura quindi poco il triplo vantaggio rosso-verde. Dato Bisognin. Pallone per Brandolini che viene fermata dalla Dugo regolarmente per i direttori di gara. Serve la Bisognin. E scucchiaia in avanti e nega di testa. Poco più di 3 minuti al termine del primo tempo. 3-1, ricordiamo il risultato. Bellissima giocata di Taina Santos che Guercio sbaglia, Taina Santos anticipa, prova ancora il tiro, pallone fuori questa volta. Lazio che scende, Patrice Orné, bellissima azione, palla in mezzo e Carla Dugo accorcia ulteriormente le distanze. Punta di Turi, Renadigna rientra sul sinistro, Brandolini ancora, Renadigna 4-2 e la Ternana prima della fine del primo tempo, un secondo esatto,
Ugo, presto. Ancora? Contro Ugo, questa volta è la giocatrice laziale a vincere il duello. Calcio di punizione. Fuori aria. Parte di Turi, che calcia questa volta. Impreciso il tiro della numero 28. Ne intercetta. Bisogna in Renatigna. Grande giocata su di Turi. Sono davanti al portiere. E D'Incecco dall'altra parte. La mette in mezzo per Patrizio Ornè, che si trova di qualche centimetro in avanti. Secondo campanello d'allarme per la Ternana, che però adesso lei è la grande occasione con presto. Di Turi. Taina Santos. Toccata dura. Arriva il gol di Renata Adamatti a 5-2, però Taina Santos che resta a terra. Guercio però è brava ad anticipare, a respingere, poi Renatigna da spettacolo. Calcio di punizione per la Ternana. Noi gli altri due portieri, Cariani e Luzi, altrimenti tutte in campo le biancocelesti. Nega intanto. Duco prova a calciare di sinistro con una buona girata, para Patrizio Ornè, poi errore di Mascia. Ternana che adesso senza Taina Santos e con Renatigna in panchina si affida ad una super Pamela Presto, un'azione personale pazzesca. Sempre lei Pamela Presto per Nega, triangolo bellissimo, Vecchione con i piedi. Nega subisce fallo e sono 4 per la Lazio. Benvenuto per Barca. Buona idea Duco, si va a prendere il cartellino giallo. Patrizio Ornè salta bene Brandolini, ora Ternana scoperta. Patrizio Ornè tenta il passaggio, Renatigna serve, troppo lungo per presto. Pellegrini punta senza mezzi termini a vincere lo scudetto, mentre Angeletti calcia e Mascia alza in corner. Lazio che attacca con Barca, Renatigna anticipa Angeletti e riparte come sempre una velocità. Con poco meno di 5 minuti da giocare, la Lazio trova il gol. Brandolini, tunnel, poi davanti a Luzzi. Fuori la sfera, Renatigna. Renatigna per Neca, da posizione impossibile. Prova a rimetterla in mezzo, non ci crede Renata Adamatti. Che rientra sul destro, calcia Luzzi, blocca. Frangini, fermata da Neca, Renatigna, fin troppo facile per lei. Errore in disimpegno della Lazio, Renatigna salta un'avversaria con un tocco preciso di sinistro, mette la parola fine sulla partita. Ternana quindi in questo finale verde come metà dei propri colori sociali, perché ci sono in campo Cipriani, Pace e Torelli. Ternana che cercherà di difendersi, ma Ternana avanti 6-3, quindi risultato più che in ghiaccio. Pace interviene forte su Barcari, pallone lungo di testa Torelli, Nega, serve Barca, Patrizio Ornè. 52 secondi alla fine della gara. Ternana che a questo punto possiamo dirlo ufficialmente prima nella fase gold e affronterà nei quarti di finale la vincente della sfida fra Lazio e Sporting Locri. E finisce qui, la Ternana batte 6-3 la Lazio. Per le Ferelle, mattatrice di giornata è Renatigna, che chiude a 18 reti personali questa fase gold. In rete anche Taina Santos, Nega e Brandolini. Per le ospiti doppietta di Duco, il primo su calcio di rigore, e poi nella ripresa il terzo gol della squadra biancoceleste firmato da Angeletti. Vi ringraziamo per aver seguito la partita fra Ternana e Lazio con noi, vi diamo appuntamento per la fase playoff lasciandovi alle immagini di saluto delle squadre e del sempre magnifico pubblico del Pala di Vittorio.
Ciao a tutti.